Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Alessandra, buongiorno a tutti. Dunque, le volevo chiedere un parere su tutto ciò che abbiamo visto delle minute della Fed e se la reazione dei mercati è un po', diciamo, esagerata, che assomiglia piuttosto a un panico. Ma c'è da dire una cosa, che i mercati sono comunque già a livelli, non dico esplosivi, ma molto tirati. E evidentemente livelli che sono stati raggiunti anche molto grazie a questa così prolungata disponibilità di liquidità a tassi a zero e anche a questo continuo riacquisto di titoli di Stato che ha posto i rendimenti a zero, addirittura in negativo, rendendo l'equity quasi l'unica alternativa. E in questo contesto era inevitabile, anzi, sinceramente. Ci si poteva anche aspettare che già solo i dati inflazionistici in forte ripresa negli Stati Uniti potessero portare un po' più di sconvolgimento sui mercati azionari. Invece, coperti dalla Fed, i mercati hanno mantenuto livelli molto prossimi ai massimi. Anzi, l'Italia, che ha i massimi storici del Paleolitico, ha anche approfittato di questa fase per sovraperformare. Però, poi era inevitabile che nel momento in cui o nelle dichiarazioni o come in questo caso dalle minute venisse posta una scadenza a questo intervento illimitato al tethering appunto ecco che immediatamente i mercati hanno recepito questo segnale e le vendite sono confluite. Ritengo che siamo assolutamente nella norma. Ecco, invece per quanto riguarda sempre il tapering e tutto ciò che naturalmente ci hanno comunicato le minute, una comunicazione importante, però ricordiamo che nel corso dell'ultima riunione che era a fine luglio la situazione con il Covid negli Stati Uniti era molto diversa. Adesso addirittura hanno annunciato obbligatorio il terzo shot, ovvero la terza vaccinazione per tutti quelli che sono stati vaccinati con Pfizer o Moderna, e dall'altra parte Biden ha parlato ieri, ha detto che ci dovrà essere un obbligo per tutte le persone che stanno lavorando naturalmente con il governo e non solo tutte le persone che stanno lavorando con le case di riposo, perché il movimento appunto Novax è piuttosto importante. Abbiamo visto proprio la Banca Centrale di Nuova Zelanda che ha cambiato la propria decisione di politica monetaria nell'ultimo istante perché hanno introdotto un lockdown legato a soli 7 casi di Covid. Dunque le chiedo, considerando come abbiamo visto evolversi la situazione proprio a livello di variante Delta, come la maggior parte delle aziende hanno deciso di rinviare il rientro negli uffici, potrebbe esserci comunque un cambiamento anche da parte della Fed, nonostante le minute? Beh, è chiaro che la Fed ha combattuto a lungo in questi anni per evitare che i mercati potessero in qualche modo diventare una variabile negativa all'interno del contesto economico generale. E quindi questa stabilità verso l'alto dei mercati e degli indici di borsa americani è stato uno degli elementi portanti per evitare che il contesto generale dell'economia americana potesse completamente sfuggire dal controllo. Quindi credo che comunque la Fed regolerà le proprie dinamiche, quindi le proprie dichiarazioni anche in termini di tapering sulla base di quelle che potranno essere le reazioni. Finché si tratta di uno storno di qualche punto percentuale, sia pure un po' in ambito di panico, come si diceva prima, credo che lo possano sopportare. Se la cosa dovesse prolungarsi in qualche modo ingigantirsi, credo che la Fed sarà prontamente disposta a far marcia indietro e a rassicurare nuovamente i mercati. E le volevo chiedere un parere anche sulle borse europee. Naturalmente stanno performando un po' in scia a tutto ciò che accade negli Stati Uniti. Abbiamo visto un forte calo in Asia. Possiamo osservare uno storno del FTSE MIB o è solo una reazione momentanea? Ma io credo che adesso un po' di correzione ci possa stare. Non mi aspetto però dei movimenti prolungati a lungo, salvo l'emergere di fattori nuovi che al momento non sono visibili. È chiaro che questa cosa ha disturbato, ha
se dovesse essere confermata la tendenza anche domani, allora si andrebbero a interessare dei vecchi livelli di resistenza che in questo momento fungono da supporto. Per il momento non valuto ancora questa possibilità come la più probabile. Credo che nell'arco delle 24-48 ore il mercato possa in qualche modo contenere questa dinamica. Dunque, prima di passare verso le criptovalute, perché per alcune aziende americane specie sono state dei grandi game changer, le volevo chiedere un parere anche su loro, in quanto di solito quando ci sono incertezze geopolitiche, se vogliamo anche citare l'Afghanistan, che per il momento non ha avuto un impatto importante sui mercati, stiamo parlando solo di un'immagine soprattutto degli Stati Uniti che è stata fortemente giudicata, ripeto, non per il ritiro ma soprattutto per come è stato fatto questo ritiro delle truppe, ma loro avrebbe dovuto, considerando le circostanze, aumentare a livello di prezzi, invece anche oggi in calo dello 0,41%. C'è una spiegazione logica? Ma guarda, noi lavoriamo molto su base statistica. Loro ha un comportamento tipico. Innanzitutto dobbiamo rilevare che ai primi di agosto, quando proprio le dichiarazioni precedenti della Fed avevano in qualche modo catalogato come problema di secondo livello la ripresa inflazionistica, quasi ignorandola, l'oro aveva subito un contraccolpo e in due sedute aveva perso parecchio, insomma un 4-5%. Poi successivamente stava cominciando a recuperare. Tipicamente, proprio a livello statistico, quando in borsa ci sono delle correzioni un po' significative, per le prime una o due sedute l'oro tende ad accodarsi. Poi, se sul mercato azionario si scatena il panico, ecco che l'oro dalla terza, quarta seduta comincia ad assumere la propria valenza di bene rifugio e quindi si sgancia dal mercato azionario e in quel caso tende a risalire anche con le borse che proseguono la discesa. Questo è un po' un comportamento tipico che in passato abbiamo visto molte volte. Adesso siamo nella prima giornata di vera sofferenza per il mercato azionario e quindi possiamo pensare che siamo nella norma con l'oro che tende anche lui un po' a omologarsi, anche se però la variazione percentuale è veramente limitata per quello che riguarda l'oro. Mercati in sofferenza, questo è indubbio, anche le materie prime, ma non le criptovalute. In effetti andiamo a vederli insieme proprio in questo istante. Il Bitcoin in calo dello 0,6% a $44,416, l'Ether sta oscillando sotto e sopra i $3,000, il Dogecoin comunque rimane a 29,30. Ciò che è veramente interessante, ieri le trimestrali di Robinhood, che hanno fatto naturalmente emergere il fatto che appunto i ricavi, le entrate, non stiamo parlando di profitti, stiamo parlando di ricavi, questo era un dettaglio per tutti quelli che ci seguono, sono stati raddoppiati grazie agli scambi di criptovalute, il che vuol dire che gli americani in questo caso sono molto attivi negli scambi di criptovalute, in particolar modo anche il Dogecoin, che ha fatto ribalzare proprio i ricavi di Robinhood. Le volevo chiedere che cosa segue, ecco, per quanto riguarda in particolar modo il Bitcoin, dopo questo grande ritorno che è stato a sorpresa per tanti investitori, se vogliamo. Ma ne avevo parlato con una vostra collega e da parte nostra non c'è mai stata preoccupazione, perché in questo momento il numero degli attori che entra sul mercato delle criptovalute è in costante aumento, la diffusione delle criptovalute sia come forma di investimento, quindi non solo come forma di speculazione, è in forte diffusione. L'interesse soprattutto sui progetti più importanti o attraenti dal punto di vista speculativo, come nel caso di Dogecoin, dove al momento contenuti e progetti sono tutti ancora da decifrare, è evidente. Quindi secondo me adesso siamo in una fase estremamente interessante, perché questa è l'occasione per le criptovalute per dare una prova di maturità, cioè riuscire a dimostrare che riescono finalmente a sganciarsi dall'equity. Quindi questa giornata di cedimento, ma non particolarmente significativo, potrebbe essere
il segnale che finalmente le criptovalute cominciano ad assumere una propria autonomia e una propria indipendenza. È vero che una diminuzione di liquidità a causa del tapering potrebbe in qualche modo interessare anche le liquidità disponibili per le criptovalute, però è anche vero che stiamo parlando di strumenti che soprattutto in alcuni casi dove il max supply è definito sono fortemente strumenti antinflazionistici e quindi molto adatti ad essere utilizzati in una fase di questo genere. Ecco, considerando proprio questi dettagli che lei ha attentamente delineato, possiamo porci dei target ancora più ambiziosi, specie per quanto riguarda la regina delle criptovalute, ovvero il Bitcoin? Ma senza questo intervento così di calmierazione generale da parte della Fed, era in atto un movimento che, superata 48.000, che comunque resta una quota un po' ostativa, ci avrebbe riportato agilmente entro i massimi storici. Continuo a pensare che comunque li rivedremo entro fine anno. Poi adesso andare a scandire quella che è la tempistica esatta all'interno dei prossimi 4-5 mesi non è facile. Però ecco, io credo che sulle criptovalute ci sia una potenza di fuoco e di motore sottostante che le porterà a prescindere da qualche fase ancora di recrudescenza negativa e di speculazione e di volatilità, li porterà di nuovo a salire in modo importante entro la fine dell'anno. Ecco, quindi questo per tutta la finanza decentralizzata, se vogliamo chiamarla così, DeFi, il cosiddetto DeFi, non soltanto per il Bitcoin. Sì, beh, diciamo che il mondo DeFi è un mondo un po' particolare, perché lì si vanno a incrociare i pros, no, delle criptovalute, degli abbinamenti, vengono interessati poi da rendimenti un po' particolari sul fatto che viene messo appunto la cripto in staking, quindi bloccata, e garantisce un certo tipo di ritorni. Sono meccanismi che avvicinano il mondo delle criptovalute a quello della finanza tradizionale di 10-12 anni fa, che non ebbe un grandissimo successo, quindi personalmente non ne sentivo la mancanza che si creasse questo genere di strutture. Preferivo il mondo cripto così come è nato, con le proprie peculiarità, la propria alternatività, e se proprio volevamo rendere questi strumenti più compatibili con certe dinamiche di portafoglio, al limite i future, quello che è il mondo di questi abbinamenti con questi alti rendimenti, manco fossero dei pronti controtermine per chi parcheggia la cripto, personalmente non mi attraggono molto. Dunque, le volevo chiedere, abbiamo visto da parte degli Stati Uniti sforzo importante per quanto riguarda la regolamentazione delle criptovalute, in particolar modo anche del Bitcoin, però a questo punto non le sembra un po' tardi, considerando anche tutti i progressi, il market cap che sono riusciti a raggiungere in questi ultimi anni? E non era proprio questa la, come dire, tra virgolette, l'attrattività delle criptovalute, il fatto che si tratta comunque di investimenti tra virgolette anonimi? Noi possiamo dire intanto che abbiamo già due esempi davanti agli occhi, no? La Cina, che si è messa di punta a cercare di ostacolare le criptovalute con la speranza di monopolizzare il mercato digitale con il proprio yuan digitale, e la Svizzera, che invece ha creato un vero e proprio apparato normativo molto ben strutturato, nitido, chiaro, che in qualche modo favorisce il mondo delle criptovalute, tant'è che lo Zugo, che è un cantone molto ricco della Svizzera, probabilmente il più ricco, è diventato quello che viene definito la Crypto Valley, con una serie di società che sono lì collocate. Io stesso sono in Svizzera, seppure un po' più vicino all'Italia, nelle regioni, ma questo per dire che l'approccio svizzero ha portato uno sviluppo e una convivenza pacifica e di reciproco interesse. L'approccio cinese cosa ha portato? Allo spostamento di decine di farm che dalla Cina hanno trovato altre collocazioni, perché non tutte le nazioni prendono lo stesso tipo di provvedimenti, e ci mancherebbe anche altro. Io credo che l'approccio che stanno cercando di avere gli americani, come diceva lei, è sicuramente ritardato, ma rischia di fare la stessa fine della Cina, anche perché i signori delle banche centrali devono ricordarsi
che mentre loro possono stampare monete come quelle del Monopoli, e in questi anni, a parte l'euro che è sempre messo a debito, è stato ampiamente fatto, come dimostrano i numeri dei bilanci risanati delle grandi banche e quant'altro, le principali criptovalute sono a tiratura limitata, quindi hanno un'attrattività intrinseca che le valute nazionali non potranno mai avere, non solo come concetto di bene rifugio, ma proprio anche come concetto di impossibilità inflazionistica che è garantita dalle strutture intrinseche nelle varie blockchain. E dunque, appunto, questi sforzi che sono in netto ritardo, diciamoci la verità, sto parlando sempre degli Stati Uniti, sono a questo punto un po' inutili. Sono inutili, dannosi, dannosi perché allontanano gli operatori dal mercato americano, ma la cosa più banale, anche se io non sono un grande esperto informatico, pur seguendo le criptovalute con grande attenzione, da quello che mi dicono i nostri esperti, sono aggirabili, perché tra IP statici e passare agli IP dinamici o addirittura anonimi, spostamenti delle macchine e quant'altro, il governo del mondo delle criptovalute è abbastanza impensabile. Quindi o crei delle norme di pacifica convivenza come è stato fatto in Svizzera, oppure rischi semplicemente di venire aggirato con trucchetti informatici o addirittura con spostamenti fisici di tutto quello che è l'apparato. Per cui e poi tra l'altro abbiamo anche sotto gli occhi il prolungarsi della vicenda tra Ripple e SEC, che pare dal fatto che la SEC ha assunto uno studio specializzato nelle transazioni, che veda la SEC ormai ammorbidita e quasi pronta ad accontentarsi di una multa molto più limitata rispetto a quello che era ipotizzato all'inizio, per chiudere questa vicenda che l'ha vista uno in ritardo e due completamente anche fuori tema su quasi tutti i punti che aveva evidenziato. Dunque, giusto per concludere il nostro discorso, da una parte abbiamo alcuni membri del FOMC, ma anche della Fed, che continuano a disprezzare le criptovalute, il Bitcoin in particolare. Dall'altra parte però la notizia a cui abbiamo dedicato particolare attenzione, ovvero il fatto che Messi, con la nuova trasferta a PSG, ovvero Paris Saint-Germain, è stato pagato parzialmente anche in criptovalute. Lei come risponde a questo approccio molto controverso? E cioè, da una parte pagano un calciatore a tutti gli effetti in criptovalute, immagino in Bitcoin, e dall'altra parte abbiamo comunque i membri della Banca Centrale Americana che continuano a disprezzare questo strumento. Ma c'è da dire che sono token collegati alla stessa società sportiva e che tenderanno a essere rivolti ai tifosi. Anche l'Inter in Italia addirittura è sponsorizzata da questa token, da questo tipo di token, e tante altre società hanno fatto questa strada, per cui è quasi una forma di azionariato indiretto che potrà portare comunque i tifosi che avranno questo tipo di criptovalute a partecipare in qualche modo alla vita societaria, addirittura con delle votazioni e quant'altro. Credo che sia stata una buona idea e credo che sia un ulteriore elemento di allontanamento del mondo delle criptovalute da quello che è facilmente normativamente gestibile come quello dell'equity. Credo che siano veramente due universi paralleli dove anche i regolatori dovranno prendere delle decisioni che siano compatibili con in qualche modo quella che è un'ingestibilità di modelli informatici che possono muoversi totalmente in incognito, volendo, perché la identificabilità di questi soggetti, di queste blockchain, è quasi impossibile. Se ci si mettono possono occultarsi come vogliono, quindi piuttosto di perdere completamente questo tipo di mercato, secondo me, ripeto, il modello svizzero è abbastanza di riferimento e penso che prenderà piede. Poi dopo ci sono anche alcuni passaggi in avanti, come quello di El Salvador, che accetta il Bitcoin come mezzo di pagamento anche a livello fiscale, e lì è chiaro che bisogna strutturarsi e organizzarsi per tempo, perché per i pagamenti tra privati secondo me siamo già a un livello abbastanza avanzato. Per quello che riguarda il pagamento
di apparati pubblici, la situazione andrebbe gestita e governata, anche perché poi servirebbero dei trader a disposizione di questi apparati pubblici per riconvertire in caso di necessità le valute, le criptovalute che sono a forte volatilità, in quella che poi è la valuta di cassa del governo e della nazione. Grazie. Il quadro è molto variegato comunque in generale, molto variegato, molto dinamico e anche per questo interessante. Assolutamente sì, infatti è molto interessante senza alcun dubbio il caso della Svizzera che si è mostrata all'avanguardia in più occasioni, non sotto questo punto di vista. Intanto la ringrazio, sicuramente continueremo il nostro discorso nelle prossime puntate. Gianluca Braguzzi, Wealth Island Management, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento di questa giornata, alla prossima occasione. Altrettanto, buona giornata a tutti.